Allora, i dati sono tutti in una tabella. Semmai consegno la tabella. Devo leggere tutta la tabella dei dati, no? Ok. Ci sono richieste di dati che riguardano le tabelle per intero. Io ce l'ho, ma insomma, mi sembra impegnativo. Sto cercando un'interrogazione. Allora, numero dei punti nascita, ci sono le tabelle e gliele diamo. E i dati sui decessi, ci sono le tabelle, gliele diamo. L'ammontare economico della mobilità passiva, io questo dato è anche difficile averlo perché la mobilità passiva è sempre con 2 anni di ritardo e quindi adesso qui il dato non mi ha dato una tabella, può essere che ci sia nella relazione complessiva, però insomma in generale quando si chiede la mobilità passiva e bisogna chiederla di 2 anni precedenti, in questo caso non sarebbe efficace per la richiesta perché sarebbe del periodo, chiamiamolo non precedenti, diciamo, al motivo dell'interrogazione stessa. Se i punti nascita rimasti sono stati potenziati, nel dettaglio con quali interventi? Aumento di personale, implementazione di nuovi spazi, introduzione di nuove attrezzature. E sì, è stato fatto di questo, anche diciamo, la descrizione che faceva prima il consigliere su San Benedetto, è stato fatto un intervento importante di riqualificazione di tutti gli spazi. Io credo che anche quello, fra le altre cose, abbia incentivato un ritorno delle persone all'interno della struttura, come è stato potenziato e riqualificato la struttura di Fano, ne cito altre. Quindi, diciamo, interventi in termini di qualificazione sono stati fatti un po' in tutte le strutture, così come aver riportato all'interno di un numero ridotto di ospedali ha permesso di trasferire ostetriche e via dicendo, quindi avere un potenziamento della quantità del personale, poter rientrare in quelli che sono i parametri ottimali per poter garantire il parto in strutture che abbia condizioni da questo punto di vista complessivamente coperte. Voglio ricordare che anche il punto nascite di Fabriano, che aveva il problema della numerosità, ma non aveva gli altri problemi rispetto insomma, alla gamma di servizi che deve essere presente in ospedale attorno al punto nascita, con il meccanismo di collegamento alla struttura del Salesi, è riuscito a ovviare al problema della numerosità, cioè di fatto l'equipe lavora e gli viene garantita la quantità di parti lavorando in collegamento con l'ospedale Salesi. Se non ritiene opportuno riattivare i punti nascita dismessi, anche in relazione a enormi difficoltà. Come abbiamo detto più volte, riattivare il punto nascita non è solo, e non sarebbe poco, il fatto di mettere un'equipe che fa nascere il bambino quando è ora, ma sono un insieme di elementi che comporterebbero in alcuni casi una riattivazione complessiva di una struttura ospedaliera, motivo per cui si è fatto la scelta di andare in direzione opposta. Se noi pensiamo che il Premio San Severino aveva pochissime di queste misure, perché? Perché presenti nella struttura di Camerino che insieme a San Severino integra una serie di funzioni, piuttosto che Osimo, che sta facendo la stessa operazione insieme all'IRCA, oggi Osimo resta ancora a Osimo e non ha tutti quegli elementi, tutte quelle caratteristiche per tornare indietro. Quindi diciamo, il quadro generale è un quadro stabile che secondo me potrà avere ulteriori elementi di qualificazione man mano che il percorso dell'integrazione in un'unica struttura degli ospedali vada avanti, permettendo quindi di mettere insieme i numeri raggiungendo quote di eccellenza di qualità per l'intervento complessivo di persone che vanno nella stessa struttura. Anche in merito alla mozione del consigliere Giorgini, nella risposta insomma, più generale accompagnava quell'interrogazione, il fatto che poi le assunzioni previste sono state fatte, non mi ricordo quale settimana, fino a una certa settimana che un indice di attività è stata coperta. E ovviamente anche questi parametri, insieme alle riqualificazioni dei luoghi, hanno permesso di incrementare i numeri, comprendo una fascia più ampia di partorienti, perché appunto anche chi era prematuro prima di una certa settimana ha potuto trovare la risposta piena all'interno dell'ospedale di San Benedetto. Sì. Bene, consigliere Fabri, consigliera Pergolesi. Allora, grazie per la tabella e grazie soprattutto per avermi risposto, visto che la precedente consiglio
la risposta non l'ho ricevuta e ho dovuto insistere attraverso gli uffici per averla, come mi spetta di diritto. Allora, per quanto riguarda la spesa e la mobilità passiva, lei fa riferimento, sì, grazie. Lei fa riferimento al fatto che non è possibile avere i dati adesso perché si devono chiedere per i due anni antecedenti. Le faccio presente che l'interrogazione chiedevo le annualità 2014-2015, siamo nel 2017 e quindi mi auguro di avere al più presto la risposta a quanto chiesto. Per quanto riguarda il potenziamento dei punti nascita, lei dice che sono state effettuate dei lavori di ristrutturazione a San Benedetto, Fano, dimentica forse Macerata che non era a norma, e riguardo l'ospedale di Fano, punto nascita di Fabriano, dice che è stato avviato il problema perché è nata una collaborazione col Salesi, dimenticando che solo grazie a un ricorso al TAR questo è stato possibile. Mi domando perché per Fabriano sì, per altri punti nascita non era possibile instaurare questa collaborazione col Salesi. Per quanto riguarda il trasferimento delle ostetriche dal punto nascita di Osimo, credo a Iesi, forse non è aggiornato, però questi trasferimenti non sono avvenuti così come ci si aspettava. La mia domanda, il mio quesito era riferito naturalmente alle strutture limitrofe ai punti nascita chiusi, cioè quello di San Severino e quello di Osimo. Quindi da come lei ha evidenziato, il potenziamento non è avvenuto né per il Salesi, che sappiamo benissimo è oberato di ingressi, la struttura comunque non è, non dico che sia fatiscente, però comunque ha delle diverse criticità che abbiamo più volte evidenziato anche in quest'aula. Per quanto riguarda Iesi non credo ci sia stato questo tipo di potenziamento. Macerata semplicemente sono stata ammessa a norma, quindi si è chiuso l'ospedale il punto nascita di San Severino mentre ancora dovevano partire lavori di messa in sicurezza del punto nascita di Macerata, e non credo che comunque questo intervento sia stato un intervento di potenziamento. Per quanto riguarda l'ultimo punto, mi sorprende, Presidente, che lei si sostituisce al Comitato Nazionale del Percorso Nascita, che è l'unico che può deliberare in merito a una deroga al famoso decreto, al DM70. Quindi mi auguro che questa interrogazione sia servita per porre l'attenzione su alcune criticità e per far attivare maggiormente quelli che sono gli uffici competenti affinché si possa dare una risposta concreta e si possa sopperire a quelle carenze che, come tutti ben sappiamo, portano a diverse criticità e a diversi fatti di cronaca anche sulla stampa. Io vorrei ricordare che dalla relazione del CEDAP del 2014 sono state evidenziate diverse criticità per quanto riguarda la Regione Marche, fra tutte quella che la percentuale di nati morti nella Regione Marche per 1000 abitanti è notevolmente superiore alla media nazionale. Inoltre, su 39 morti, cause di morte rilevate, il 5% è stato causato da errori. Questo è il Ministero della Salute che lo dice. Il 95% non è dato sapere perché le schede sono incomplete. Quindi mi auguro che anche qui ci sia una maggiore attenzione da parte degli uffici per verificare quelli che sono concretamente i numeri nella nostra regione di bambini nati morti, sempre al fine di tutelare sia neonati marchigiani che le loro madri. Grazie.